Nel 2023 mi sono allenato 334 giorni tra corsa e core training e ho percorso 2900 km per un totale di allenamento di 320 ore. Ma andiamo oltre i numeri e entriamo nel racconto del mio 2023 in allenamenti. Ciao a tutti amici e amiche runner e bentornati sul canale Running Ingegnere. Oggi andiamo a rivedere tutto l'anno 2023 nel dettaglio dei singoli mesi, cosa è successo, perché è successo e alcuni allenamenti chiave per ogni mese per aiutarmi nel racconto. Ma partiamo prima da un riassunto dell'anno. Il 2023 è stato un anno particolare. Ho iniziato alla grandissima, a gennaio ero in super forma, VO2 max a 64, percorso verso la maratona in 2 ore e 50 minuti e poi ho avuto una battuta d'arresto importante a febbraio, sia per motivi di salute ma anche per errori che ho commesso, andremo a vedere nel dettaglio, e mi sono costati mesi, ci ho impiegato mesi a recuperare. Nel frattempo è arrivata l'estate, quindi abbiamo deciso poi di stabilizzare lo stato di forma e da settembre ricominciare ad allenarmi benissimo. Sono comunque contento, ho imparato tantissimo dagli errori che ho commesso a febbraio e poi anche qualcuno a maggio, applicandoli adesso nel mese di settembre, ottobre, novembre. Il corpo sta rispondendo bene, non sono ancora ai livelli a cui ero a gennaio 2023, ma secondo me a livello di scheduling, a livello di programmazione, stiamo procedendo in maniera corretta e con la giusta velocità anche rispetto all'obiettivo della maratona di Zurigo il 21 aprile 2024. Sono contento di quest'anno, è un anno che comunque dove sono riuscito ad allenarmi bene, non ho avuto infortuni, ho avuto certo qualche stop causato da malattie, influenze e virus, ma per me è stato un anno positivo dove mi sono divertito e dove mi è piaciuto anche tantissimo condividere con tutti voi i miei allenamenti. Andiamo nel dettaglio dei singoli mesi. Let's go! Gennaio 2023 è stato il mese top dal punto di vista di dati. 31 giorni di allenamento su 31, 305 km percorsi, 42 attività, 29 di corsa, 13 di core training, ma soprattutto grandi prestazioni e un VO2 max che si è assestato circa sui 64 dai dati di HRV for Training. È stato un mese top per me, mi sentivo molto bene e arrivavo da un novembre-dicembre dove avevo lavorato tantissimo sulle ripetute sui 400 metri con il recupero della stessa durata della ripetuta e anche qui mi sono confermato forte, stavo benissimo e stavo spingendo bene. E forse guardando un po' indietro in prospettiva avevo spinto troppo, pensando di voler fare la maratona a Zurigo d'aprile, forse stavo già spingendo eccessivamente e poi a febbraio vedremo, sia per motivi di allenamento ma anche per motivi esterni l'ho pagata. Tre allenamenti top che raccontano lo stato di forma nel mese di gennaio. Il primo, ripetute 10 per 400 metri con recupero della stessa durata in secondi della durata della ripetuta. È un allenamento avanzato, un allenamento dove si spinge tanto e io ho spinto bene andando a 3 minuti 10 secondi al chilometro quasi per tutte le ripetute. Benissimo, mi sentivo bene, le gambe giravano molto bene. Il secondo allenamento top, il 27 gennaio, CV, corsa veloce 10 per 1000 metri con recupero 1 minuto. Il mio classico allenamento, se mi seguite da un po', anche qui 3:35 al chilometro, tutte le ripetute nonostante fossi anche un po' stanco da una notte dove non avevo dormito bene. Ecco, questo era dove ero arrivato a fine gennaio, a fare 10 per 1000 nonostante avessi fatto il giorno prima le ripetute, quindi il secondo giorno di ripetute 10 per 1000, recupero un minuto, 3:35 in controllo, proprio alla grande, mi sentivo benissimo. Ultimo allenamento, domenica 29 gennaio, un lungo misto, 15 km di CL e poi 10 km di CM, anche qui è andato benissimo. La parte CL, i primi 5 km a 4:35 un po' di riscaldamento in controllo, poi la parte centrale a 4:19 a 151 battiti e infine gli ultimi 10 km CM 4:01 di media a 161 battiti. Top, mi sentivo proprio bene. Febbraio, parole chiave, disastro ed errori. 18 giorni di allenamento su 28, 25 attività, 19 di corsa e 6 di core training e solo 156 km percorsi. Un mese che è partito bene perché stavo benissimo sull'onda di dicembre e gennaio, ma poi ho commesso degli errori, non sono stato bene e il mese si è concluso in maniera negativa. Nel dettaglio, sono partito come dicevo molto bene. Domenica 5 gennaio
gennaio ho fatto una corsa media di 20 km a 3,59, 3 minuti e 59 secondi al chilometro, con 161 battiti di media. Mi sentivo molto bene, riuscivo a spingere bene anche gli ultimi chilometri, arrivato massimo a 165 battiti, quindi un test importante per riuscire a poi fare una maratona in corsa media in un intorno del 3,55, 4 minuti al chilometro. E poi però è arrivata prima una sindrome influenzale, un po' di raffreddore, qualche linetta di febbre nella settimana successiva, e però ho poi forzato e qui è arrivato l'errore. Il sabato 11 sono andato a fare delle ripetute in pista, 6x800 metri con recupero di 2 minuti e 40 secondi, dove non mi sono troppo risparmiato. Certo, ho recuperato da un 2-3 giorni di influenza, ma non sono andato sciolto, e subito il giorno dopo, la domenica, ho fatto un allenamento impegnativo di 30 km, allenamento che è andato bene, ma dove poi sono arrivato alla fine stanchissimo. Era stato un misto corsa lenta, corsa media qui a Pavia, ed è stato un allenamento che secondo me ha impattato sulla mia capacità poi di recuperare dall'influenza. Infatti poi ho avuto una ricaduta importante, dove sono stato male una settimana. Era un virus sicuramente, perché ha attaccato tutta la famiglia, mia moglie, le bambine, ma ho fatto fatica a recuperare. Quindi secondo me ho commesso un errore importante, di cui ne avevo già parlato in un video precedente quando l'avevo registrato a febbraio, ovvero mai ripartire subito con ripetute e allenamenti intensi dopo un periodo di stop causa malattia, ricominciare con corsa lenta, ricominciare piano e poi ricostruire. Invece io sono andato subito a bomba, e questo è stato un errore che ho pagato caro, perché ha impattato tutto il restante mese di febbraio. La settimana del 13 febbraio praticamente non mi sono mai allenato, e poi la settimana successiva ho ricominciato lentamente a fare qualche corsetta, qualche allenamento di core training, ma ancora con i postumi di questa sindrome influenzale che mi ha veramente abbattuto. E infatti, se vediamo l'ultimo allenamento del mese, 7x1000 metri con recupero un minuto a corsa veloce, fatti il 28 febbraio, basta vedere dai ritmi, non sono più i ritmi a 3,35 regolare tutte le ripetute, ma sono partito da un 3,45, 3,40 e poi accelerato alla fine, ma anche le sensazioni non erano sensazioni ovviamente di brillantezza. Un mese di febbraio quindi non da dimenticare, perché bisogna imparare dagli errori, ma che sicuramente non è stato un mese buono per gli allenamenti. Mese di marzo, parole chiave: viaggi e difficoltà. Il mese di marzo mi ha messo duramente alla prova per due motivi. Uno, ho avuto tantissimi viaggi di lavoro, Salt Lake City, Londra, Dublino, per vari giorni, che hanno chiaramente impattato sullo stress e sulla mia capacità di allenarmi bene. E il secondo punto, arrivando dal mese di febbraio, dove ho commesso degli errori, sono stato male, questo mese di febbraio ha avuto un impatto anche sul mese di marzo, dove a un certo punto mi sono sentito con gambe totalmente imballate e incapacità di allenarmi bene. In totale nel mese mi sono allenato 28 giorni su 31, 34 attività, 26 di corsa, 8 di core training, i 244 km percorsi. Quindi sulla carta un buon mese per quanto riguarda i volumi, ma come ho detto la qualità male, male, male. Nel dettaglio ho iniziato ancora con i postumi del recupero dell'influenza di febbraio, ho viaggiato subito a Salt Lake City, quindi me la sono gestita con una corsa su Tapirulan perché nevicava, c'era meno 10 gradi, molto molto freddo. La settimana successiva ho cercato di ricominciare a spingere, ma con fatica, fino ad arrivare alla settimana del 13 marzo, dove ho iniziato a sentire queste gambe completamente imballate, partendo dalla 7x1000 metri con recupero un minuto corsa veloce, dove mi sono sentito molto affaticato, alla corsa lenta del giorno successivo, fino al lungo lento della domenica, che ho convertito in una corsa lenta rigenerativa da 16 km, molto lentamente a 4,45, con queste gambe pesanti proprio, non riuscivo a far girare le gambe. Cosa è successo? Sicuramente mi sono trascinato questa fatica dal mese di febbraio, dal recupero che non sono riuscito a effettuare in maniera corretta, causa anche dei viaggi che ho avuto in mezzo che hanno aggiunto stress. E considerate questo quindi, in una malattia di una settimana e mezza a febbraio, più l'errore che ho commesso, alla fine li ho pagati sia per tutto il mese di febbraio, ma anche per il mese di marzo. Esco dal mese di marzo ancora con una fatica a recuperare e a ritrovare uno stato di forma per potermi allenare correttamente. Aprile 2023, parole chiave: meglio ma non bene. 23 giorni di allenamento su 30 disponibili, 183 km percorsi e 30 attività tra corsa, core training e anche la nuotata. Mese di aprile è stata per me una parziale rinascita. Ho ricominciato ad allenarmi con più qualità, ma senza la brillantezza che mi ha contraddistinto nel mese di dicembre del 2022
gennaio 2023. È stato un mese di transizione, un mese dove ho visto un miglioramento, una progressione, ma manca ancora quella brillantezza, manca quella capacità di spingere e di allenarsi. Il corpo non risponde, ecco, questo mi sono accorto, agli stimoli. Il corpo non rispondeva ancora al 100% rispetto agli stimoli dell'allenamento. Ad esempio, la domenica 8 aprile, un lungo lento da 18 km, fatto a 4,51, 4 minuti e 51 secondi al chilometro, gambe bloccate, non sono mai riuscito a sbloccarmi. Ancora, qui arrivava lunga l'onda dell'imballamento del mese di marzo, ancora fatica, come ho detto, ad allenarmi bene, ad avere brillantezza. Devo dire che durante il mese poi sono migliorato, ma ancora arrivato alla fine del mese non sono uscito da questa condizione di imballamento. Se guardo il mercoledì 26 aprile, un allenamento da corsa lenta 5 km, più corsa media 5 km, più corsa veloce 1 km, ancora macchinosa la parte di corsa lenta, un po' meglio quella corsa media. Non era un allenamento verde, non era un allenamento dove ho finito e mi sono sentito bene, quindi migliorato sì, ma aprile ancora un mese di transizione dove non sono riuscito ad allenarmi come volevo. Maggio, il mese della rinascita. Finalmente. 29 giorni di allenamento su 31, 43 attività totali e 270 km percorsi. Sono finalmente tornato a maggio. È stata proprio bello vedere la progressione dall'inizio fino alla fine del mese. Con il mio allenatore Andrea Re abbiamo impostato un allenamento per cercare di migliorare la qualità senza esagerare, sia sui ritmi e anche sui volumi. Dare tempo al corpo di recuperare, di assorbire gli allenamenti e di ritornare brillanti. Questa era l'obiettivo del mese di maggio e direi che ce l'ho fatta e obiettivo raggiunto al 100%. Mi basta vedere due attività molto simili, una all'inizio del mese e una alla fine del mese, per capire qual è stata la progressione all'interno del mese. La prima attività, domenica 7 maggio, un lavoro lungo, 5 km di corsa lenta e 11 km di corsa media. Le sensazioni sono state buone, ma chiaramente soprattutto sulla parte corsa media, un ritmo che è 10 secondi più lento rispetto a quello che avrei dovuto fare per fare la maratona in 2 ore e 50 minuti, ed era quel ritmo a cui mi stavo avvicinando nel mese di gennaio. Parziali, i primi 5 km fatti a 4,47, la corsa lenta fatta a 4 minuti e 33 secondi al chilometro e infine la corsa media fatta a 4 minuti e 12 secondi al chilometro, contro i 3,58, 3,57 che facevo a gennaio. Ma va bene così, è normale. Dopo 2 mesi di blocco, di incapacità di allenarmi con brillantezza, bisogna avere la testa per capire di non forzare troppo, di ascoltare il corpo e di progredire bene. Questo è quello che ho fatto a maggio e i risultati ci sono. Andiamo a vedere infatti l'attività fine maggio. Domenica 28 maggio, una corsa lenta da 5 km più corsa media di 15 km più l'ultimo corsa lenta ancora di 5 km. Mi sono sentito benissimo, capacità di fare ancora più chilometri, non affaticato, gestito bene tutto l'allenamento. E i parziali secondo me raccontano una storia molto molto interessante. I primi 5 km, come ho detto, in controllo, 4,53 i primi due e poi 4 minuti e 31 secondi al chilometro per gli altri 3, quindi i primi 5 km quasi di riscaldamento ad andare verso la corsa lenta, poi 15 km di corsa media a 4 minuti e 13 secondi al chilometro con 160 battiti di media e infine ancora corsa lenta 5 km a 4,23 con 159 battiti. Come vedete non sono migliorato a livello di tempi rispetto all'inizio di maggio, ma sono migliorato tantissimo a livello di sensazioni ed è questo quello che stavo cercando. Adesso riesco ad assorbire bene questi tipi di allenamenti e anche altri allenamenti che ho fatto nel mese di maggio, soprattutto verso la fine, ripetute. Il corpo si sta abituando ai carichi, si sta abituando ai volumi, si sta preparando a poter assorbire di più, quindi mi dice che sono tornato, sono in grado adesso di allenarmi. Ma ovviamente rispetto all'obiettivo siamo tornati 2 o 3 step indietro rispetto a dove ero a gennaio, dove mi stavo preparando per fare una maratona in 2 ore e 50 minuti. Non bisogna aver fretta e infatti per me l'estate è stato un periodo di tranquillità e di transizione verso poi l'autunno per poter spingere. Mese di giugno, parole chiave, bene, con anche una sgasata, mi sono proprio divertito. 29 giorni di allenamento su 30 disponibili, 36 attività con anche una biciclettata e 263 km percorsi. È stato un mese che ha confermato la mia capacità di riassorbire volumi di allenamento, di riassorbire l'intensità e mi ha visto molto brillante, soprattutto sui lavori misti, corsa lenta, corsa media della domenica. E in più ho fatto anche una gara di 5 km a Berna, dove ho fatto il mio nuovo personale sui 5 km, 17 minuti e 16 secondi. Ho fatto veramente una sgasata
top. Mi piace andare a vedere prima un allenamento all'inizio del mese, domenica 4 giugno, una corsa lenta e corsa media mista, un totale di 25 km gestiti con sensazioni super positive e alla grande. I primi 10 km fatti a 4,40 in controllo, 140 battiti al massimo, poi aperto un pochino il gas per la corsa media ma in controllo a 4 minuti e 10 secondi al chilometro, 157 battiti, e poi chiuso gli ultimi 4 km ancora di corsa lenta, 4 minuti e 19 secondi al chilometro e 156 battiti. Sensazioni positive. In mezzo poi, come ho detto, la gara a Berna, mercoledì 21 giugno, qui ho veramente aperto il gas. In controllo il primo chilometro a 3,43 circa e poi ho aperto 3,22, 3,21, 3,22. Ho spinto come se non ci fosse un domani, mi sono veramente divertito. A me queste gare brevi dove vai a palla mi divertono un sacco, mi ricordano quando gareggiavo in pista da giovane, mi diverto un sacco. Mi sono divertito tanto e ho ottenuto anche un risultato importante. 41 anni, fare il personale sui 5 km non è sicuramente banale. Il mese si chiude con un'altra conferma, un altro lavoro lungo della domenica. Domenica 25 giugno, 5 km di corsa lenta, 15 km di corsa media e altri 5 km di corsa lenta, quindi per un totale di 25 km fatti veramente bene, con sensazioni positive. I primi 5 km 4,44, 138 battiti, poi la corsa media a 4 minuti e 10 secondi al chilometro, 158 battiti, e infine la corsa lenta 4,31, 156 battiti. Come vedete, non sono migliorato di tempi in maniera particolare, ma ho avuto sensazioni positive per tutto il mese. Un mese dove mi sono allenato bene, dove mi sono sentito bene. Come ho detto, però, non volevo esagerare insieme al mio allenatore, non volevamo entrare nell'estate spingendo al massimo. Vogliamo usare i mesi poi anche di luglio e agosto per preparare il terreno per poi spingere in autunno. Mese di luglio, parole chiave, costanza e progressione. È un mese che è andato benissimo, 31 giorni di allenamento su 31 disponibili, 42 attività e 270 km percorsi, includendo anche un viaggio di lavoro negli Stati Uniti, in California, dove comunque sono riuscito ad allenarmi con costanza. Un mese che ha visto la regolarità, sono riuscito ad allenarmi bene, tutti i giorni, senza interruzioni, con un bel focus. È stato per me un mese di transizione a livello di spinta. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ho voluto spingere eccessivamente. Insieme al mio allenatore abbiamo deciso luglio e agosto, mesi di transizione, gestire ok con i volumi ma non esagerare sui ritmi e sui lavori di qualità. Infatti ho diminuito anche i volumi, soprattutto sulle ripetute, per non spingere troppo il corpo. Ho reagito bene anche al viaggio, mi sono divertito a fare anche un trial di 17 km sperduto sulle montagne di Carmel, faticosissimo salire, non sono veramente abituato alle salite. Se andiamo a vedere, poi il mese si è concluso bene. Domenica 23 luglio ho fatto un lavoro ancora misto lungo la domenica di corsa lenta e corsa media, con risposta eccezionale del corpo e dei battiti. Primi 2 km super tranquilli a 4 minuti e 57 secondi al chilometro, poi 3 km di corsa lenta 4 minuti e 33 secondi al chilometro, e poi aperto 10 km di corsa media 4 minuti e 08 secondi al chilometro, soprattutto interessanti 156 battiti, e chiuso alla fine con 11 km di corsa lenta 4 minuti e 23 secondi al chilometro con 155 battiti. Sono stato molto contento nel vedere la corsa media gestita ampiamente sotto i 160 battiti al minuto, che è un po', diciamo, la mia soglia di intensità, dove sopra sto facendo un lavoro veramente intenso e sotto invece sono in gestione, e poi vedere questi battiti in controllo anche sui successivi 11 km di corsa lenta. Molto molto contento. Questo allenamento ancora dà segnali positivi, il corpo sta assorbendo bene gli allenamenti, non sto spingendo, infatti vedete che i ritmi non sono migliorati. Essenzialmente da fine maggio la corsa media è rimasta identica, anche la corsa lenta, siamo intorno ai 4 minuti e 10 secondi al chilometro. L'obiettivo adesso non è spingere, l'obiettivo è creare una base per poi poter spingere a partire da settembre. Mese di agosto, parole chiave, vacanza e ritmo troppo veloce. Nel mese di agosto mi sono divertito, sono stato 2 settimane in Grecia, ho fatto qualche percorso alternativo con salite impegnative ma senza mai esagerare, e poi nella seconda parte invece ho ricominciato a spingere. In totale sono riuscito ad allenarmi 31 giorni sui 31 disponibili, 41 attività e 249 km percorsi, ma ho rischiato di sbagliare in maniera importante, soprattutto nella seconda parte del mese, dove ho ricominciato le ripetute, le mie tipiche ripetute corsa veloce 6, 7, 8, 10 per 1000 metri con recupero 1 minuto. Stavo andando troppo veloce. Prendiamo ad esempio l'allenamento di Ferragosto, dove ho fatto 6 per 1000 con recupero 1 minuto,
partito sui 3 minuti e 38 secondi al chilometro, poi sceso sui 3.35, 3.34. È troppo. E questo è il problema, è la difficoltà nel gestire bene questo allenamento. Perché in questo allenamento, se volete, potete spingere, perché la capacità di spingere c'è. Io riesco a farli a 3.35, ma poi col recupero un minuto lo paghi non durante l'allenamento, nel senso che riesci comunque a spingere per tutte le ripetute, ma non stai facendo quello che dovresti fare nell'allenamento, ovvero una corsa veloce che per me a fine agosto 2023 era sui 3.45, 3.50 al chilometro, quindi stiamo andando 10 secondi più veloce. Vuol dire che poi le gambe si imballano e non hai la qualità e la brillantezza per poter gestire bene gli altri allenamenti durante la settimana. Me ne sono accorto perché poi ho avuto una corsa lenta la domenica 28 agosto di 18 km, non brillante, 4.43 il ritmo medio, ma proprio sentivo le gambe abbastanza imballate. Quindi, parlando col mio allenatore, ci siamo detti: no, attenzione, le ripetute CV devono essere gestite a corsa veloce, non devono essere gestite a velocità di soglia anaerobica o anche a spinta a sensazione. Anche se ti senti bene, devi tirare il freno. L'obiettivo è farne di più e sentirsi bene, non andare veloce. E infatti ho cercato quindi poi di adattarle per il resto del mese in modo da controllare quella velocità durante le ripetute. Mese di settembre, parole chiave: battiti fuori scala, viaggi, influenza. E chi più ne ha più ne mette. È stato un mese complicato, mi sono allenato 27 giorni sui 31 disponibili, 35 attività totali e 212 km percorsi. È successo un po' di tutto a settembre, è stato un po' un mese di caos, ho fatto fatica anche a ritrovarmi nei diari per tutto quello che è successo durante il mese. Iniziamo con un'influenza arrivata nella prima settimana, nella settimana del 4 settembre, nello specifico più verso la fine della settimana, quindi 8, 9, 10, ancora un'influenza che mi ha colpito. E poi viaggi di lavoro, viaggio a Salt Lake City più Austin, sono stato via una settimana intera e questo ha impattato perché chiaramente arrivavo dall'influenza, quindi dover recuperare in più il viaggio, jet lag e quant'altro. Austin con 40 gradi, 90% di umidità non hanno sicuramente aiutato. Però poi ho ricominciato ripetute 2000 metri più 3000 metri con sensazioni anche un po' positive, ma ho avuto sensazioni decisamente negative sulla corsa lenta. E ricorderete anche in questo video, vi avevo riportato tutti i dettagli di quello che era successo nel mese di settembre, la sensazione era quella di avere una buona prestazione sulle ripetute ma una corsa lenta con dei battiti altissimi. Emblematico per me l'allenamento del 27 settembre, una corsa lenta da 13 km fatta a 4 minuti e 30 secondi al chilometro con 154 battiti di media. Se andiamo a vedere la distribuzione del battito, vediamo che sono arrivato addirittura verso i 160 alla fine, battiti da corsa media, e questo ha sicuramente suonato un campanello d'allarme. Ci siamo confrontati col mio allenatore e abbiamo capito che il corpo non stava rispondendo bene agli allenamenti, probabilmente a causa dell'influenza, del viaggio, tutto insieme. Ottobre, quindi abbiamo deciso di fare un grande reset. Mesi di ottobre, parola chiave: reset e polarizzato inverso. Come avevo spiegato in questo video, mi sono rifugiato nella corsa media, quindi meno volume, più qualità, senza spingere in maniera eccessiva, per dare la possibilità al corpo di riadattarsi e ricalibrarsi, ed ha funzionato. 29 giorni di allenamento su 31 disponibili, 40 attività e 241 km percorsi. Sono stato proprio contento del mese di ottobre, grande lavoro anche del mio allenatore Andrea nel capire quello che mi serviva e nel trovare la soluzione al problema dei battiti alti nella corsa lenta che avevamo evidenziato nel mese di settembre. Tanti lavori sulle ripetute, ma questa volta veramente a ritmo corsa veloce, quindi sopra i 3.40 al chilometro, come ad esempio l'allenamento di martedì 17 ottobre, 6 per 1000 metri con recupero un minuto, tutte sopra i 3.40, faticando un pochino ma in controllo. E si chiude il mese con una sensazione super positiva. Domenica 29 ottobre, una corsa media di 12 km più poi corsa lenta di 10 km, quindi si parte subito a cannone con la corsa media. Una corsa media fatta a 4 minuti e 06 secondi al chilometro con 162 battiti di media, e poi la corsa lenta 4.25 al chilometro con 159 battiti, ma in diminuzione man mano che passavano i chilometri. Sensazioni super positive. Posso dire, alla fine del mese di ottobre 2023 sono tornato, sono pronto per carichi di lavoro importanti, e infatti col mese di novembre andiamo a spingere. Mese di novembre,
il mese che vorrei. Fossero tutti così i mesi. Allenato alla grande, bene e cresciuto su tutte le dimensioni. 29 giorni di allenamento su 30 disponibili, 41 attività e 256 km percorsi. Ho ricominciato a spingere, ma con criterio, e i riscontri sul VO2 Max, sulla soglia anaerobica, sui battiti sono stati eccezionali. Tante ripetute sui 1000 metri, con recupero un minuto, quindi fatta corsa veloce, sempre in controllo, sempre sopra i 3 minuti e 40 secondi al chilometro. Anche un lavoro di qualità sui 3000 metri che mi ha divertito tantissimo. Il venerdì 17 novembre, 3 per 3000 metri, con recupero 2 minuti e 30 secondi, fatti a 3.40, 3.36 e 3.38, alla grandissima. E ho chiuso il mese con un lavoro lungo di qualità a Lugano, con sali scendi anche impegnativi, ma è venuto benissimo. 25 km, i primi 5 di corsa lunga lenta, poi 5 di corsa lenta e infine 15 di corsa media. Corsa media fatta sotto i 4 minuti al chilometro, 3 minuti e 59 secondi con 161 battiti di media. Sono tornato praticamente al punto a cui avevo iniziato verso gennaio, dove riuscivo a fare questa corsa media sotto i 4 km con i battiti sotto controllo. Mi ci è voluto un anno intero per arrivare al punto in cui ero, ma va bene così. Arrivo con una consapevolezza migliore e con una gestione anche migliore, secondo me, dell'allenamento. Mese di dicembre, parola chiave, scarico in controllo. Nel mese di dicembre abbiamo deciso con l'allenatore di prenderci una settimana circa di pausa, dove fare uno scarico programmato, in modo poi da essere pronti per spingere ulteriormente a gennaio, febbraio, marzo, con l'obiettivo ovviamente di arrivare alla maratona di Zurigo il 21 aprile 2024. 31 giorni di allenamento su 31 disponibili, quindi mi sono allenato tutti i giorni e bene. 39 attività totali e 275 km percorsi. È stato un mese che mi ha visto ancora migliorare rispetto a novembre, soprattutto nella prima parte del mese, dove ancora ero in fase di spinta. Benissimo il lavoro di domenica 17 dicembre, dove ho fatto una corsa lunga lenta di 2 km più corsa lenta di 27 km, tutto in Z2, in controllo, media di 148 battiti, praticamente rimasti quasi sempre sotto i 150 battiti, relax totale a un ritmo di 4.30 al chilometro. Segnale super positivo. E poi attorno a Natale c'è stato anche un viaggio in Scozia di qualche giorno. Abbiamo appunto deciso di scaricare, non spingere, non esagerare, per poi ricominciare subito a gennaio con invece lavori importanti. Archiviamo il 2023 con una sensazione positiva. Mi sento pronto ad affrontare il 2024, la sfida della maratona in 2 ore e 50 minuti. Ho lavorato bene, ho migliorato, ho risolto gli errori, ho imparato dagli errori che ho commesso nel 2023 e mi sento forte e pronto ad affrontare nuove sfide. Buon 2024 e buone corse a tutti. Let's go!